Bella ragazzi, sono Ghost Predator, qua con me c'è Rapo. Sto pilotando nero di linea. Esatto, oggi in questo video vi faremo vedere come prendere il jet di linea su GTA 5. Allora adesso prima facciamo un po' di manovre acrobatiche finché non ci schiantiamo contro l'acqua. No! Tipo adesso. Era l'allarme dell'aereo. Ok ragazzi, adesso vi farò vedere come rubarlo. È abbastanza semplice, basta che vi mettete in uno di questi qua parcheggiati. L'importante è che abbia cioè adesso io faccio così, poi magari c'è un altro modo, però è comodo con questo, con questa scalettina qui. Voi dovete salire qua sulle turbine, voi salite su questo coso, ecco, questo qua è un handicappato, non è buono, ok, poi salite sul motore. Dal motore salite sull'ala e dall'ala premete triangolo e vi infilate nell'aereo. Si scendono tutte le belle lucine. Aspettate! Ah, non so se si può salire anche da lì, boh, vabbè. Okay. Ecco, adesso vediamo di non fare un frontale con quell'altro stupido jet del cazzo che c'è lì, perché ci potrebbero essere svariati morti. Sapete che il mio stupido aereo non è pilotato da nessuno. Però adesso voglio fare una cosa abbastanza stupida. Voglio fare operazione kamikaze. Però i beduini normali lo fanno con un po' di C4 che si ficcano nel culo. Io sono un po' più professionale, lo faccio con un jet di linea. Sì. Vabbè, ma se tu ti metti in mezzo ai coglioni, zio, devi levare dalle palle. Ma io come decollo? Vabbè, decollo sulla terra, dov'è il problema? Tiriamo indietro la cloche. Tiriamo sul carrello. Ok. Che è impilotabile perché è difficilissimo da usare, perché risponde ai comandi dopo un quarto d'ora. Adesso facciamo la vite. La vite! Facciamo la vite. Senza schiantarsi possibilmente. Ho fatto una vite con i jet di linea. Adesso devo fare l'operazione kamikaze, che non mi sta riuscendo perché... Volevi fare la paracadute? No, in un qualsiasi posto va bene. Ce l'ho la paracadute, eh? Mm-hmm. Allora facciamo l'attacco alle torri gemelle. Replichiamo l'attacco alle torri gemelle. Però io non sono stupido come quelli che l'hanno fatto. No, beh, dai, non li insultiamo, poverini. No, figa, devi incontrare, ma non mi basta. Sì, loro sì. Però io userò la esigenza di buttarmi dall'aereo prima che si schianti. Tipo una cosa del genere. Premio! Vabbè, mi sono morto seduto, sono già in posizione per essere infilato nella bara. Ma non pensavo ti proiettasse alla velocità doppia dell'aereo in avanti. Avevo superato dell'aereo. Vabbè ragazzi, il tutorial su come rubare un jet di linea è questo. Spero vi divertiate con questa cazzata, esatto, con questa stronzata. E prima di chiudere il video devo fare una cosa, perché devo un tuffo di testa sul cofano di la tipa, anche se è un ciccione di merda. Vabbè ragazzi, lasciate un like e un commento e iscrivetevi se vi va. E è partita la sirena del parco del mondo. Vabbè ragazzi, con questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Aspetta, non devi fare un frontale contro un furgoncino. No. Vabbè ragazzi, da Ghost Predator e Rap è tutto. Bella porca puttana, spacca il vetro.